Ben ritrovati di nuovo su Review in You. Andiamo a vedere insieme quest'oggi questa sacca, questo astuccio per mettere all'interno tutto il necessario per il primo soccorso, o comunque potete utilizzarlo anche per mettere all'interno oggettistica varia, fotocamera, attrezzi, eccetera. Però è specificatamente pensato per mettere all'interno articoli di pronto soccorso. L'ho acquistato appositamente su Amazon ad un prezzo veramente irrisorio per la qualità, e adesso andiamo a vederlo insieme, 14 euro, e vi lascio appunto il link in descrizione se lo trovate anche voi, fatemelo sapere, e vi vado a dire subito quelle che sono le sue caratteristiche. Allora, innanzitutto, rispetto alle sacche, diciamo agli astucci più piccoli, ho preferito questo, ma non è che sia eccessivamente grande, ma almeno sono sicuro che posso metterci all'interno di tutto e che posso anche eventualmente inserirci all'interno il barattolino della crema, il della crema solare, il barattolino dello shampoo, lo spazzolino. Quindi ci metto di tutto qua e comunque vedrete, c'è davvero tanti scompartimenti. Misure, andiamo a vedere la larghezza, all'incirca sono adesso, vabbè, all'incirca 16 centimetri, mentre ha un'altezza di 21. Adesso ovviamente qua è vuoto, però lo spessore è sui 6,5, e nello specifico, però prima voglio andare a misurare, a pesarlo insieme a voi. Ha un peso di, assicuriamoci di mettere tutto, 243 grammi, quindi non è pesante. Ho fatto un'attenta ricerca su Amazon per vedere quale fosse la sacca, diciamo, ideale per le mie esigenze, e questa è sicuramente quella che ho ritenuto e sono soddisfatto della scelta, la migliore. Perché? Perché adesso guardate insieme a me. Innanzitutto queste numerose aperture, dove potete agganciarci quello che volete, anche tramite ad esempio un moschettone, ma comunque potete inserire dentro quello che vi pare, una penna o comunque qualsiasi cosa che abbia una larghezza di 3,5, anzi anche un po' al di sotto, come vedete. Quindi inserite quello che volete. Punto 1. Quindi questo è già interessante. Secondo punto, c'è questa parte in velcro, lo stemmino della Croce Rossa arriva tra l'altro già incluso, attaccato, però potete mettere gli stemmi che volete o anche attaccare altre cose col velcro. Il materiale è il punto sicuramente che mi ha colpito di più, perché è veramente un materiale resistente. Andiamo ad aprirlo subito, così vi faccio vedere. Quando dico materiale resistente, dovrebbe essere un 600D. Guardate il materiale, sembra quasi quello degli zaini Ispac. Vedete? Impermeabile, oserei dire. Ovviamente sotto la pioggia forse no, qua c'è un foro, quindi non è proprio impermeabile che potete metterlo nell'acqua, però come vedete resiste all'umidità ed è all'interno di questo materiale duro resistente. Poi vabbè, c'è la parte in poliestere e la parte, diciamo, poliestere tela fuori, anche qua resistente. Quindi il prodotto, la qualità mi ha colpito veramente. Le cerniere pure, doppia cerniera, sia qua resistente ma anche qua comoda. Potete aprirlo al libro, quindi non dovete cercare dentro come alcuni, no. Lo aprite al libro e avete tutto quello che vi serve. Però prima di guardare il dentro, vi finisco di farvi vedere l'aspetto esteriore. Allora, qua in alto c'è un gancetto, diciamo, come vedete potete inserire qualcosa, e potete attaccarlo qua dietro, che c'è la parte in velcro. Quindi potete attaccarlo anche eventualmente così e attaccarci qualcos'altro qua. C'ha però in sé quello che è la parte forse più sicura, se volete agganciarlo, questa, diciamo, cinghia che tiene tutta la struttura. Sul retro, interessante, c'è questa parte removibile.
in cui potete sicuramente andarlo per esempio inserire, che ne so, sulla spalletta del vostro zaino o sulla cintura, però potete anche tirarla via se non vi interessa. Poi ci sono sempre due ganci e qua, come vedete, c'è anche una cinghia, quindi potete anche andarlo a legare. Qua si può rimuovere ed è tutto velcro, vedete, e tiene veramente bene, quindi è sicuramente interessante anche per questo motivo. E potete attaccarlo quindi eventualmente se avete del velcro sul vostro zaino, dipende un po' dagli zaini, però comunque è veramente interessante. Bando alle ciance, questo lo mettiamo pure da parte, andiamo a vedere l'interno. Allora, prima tasca, magari vado a zoomare un attimo, zoomiamo un secondo. Allora, parte in tela bucherellata, cerniera. Qua cosa ci mettiamo? Cerotti sicuramente, e roba comunque fine. Altro scompartimento, quindi qua è interessante che si chiude. Abbiamo qua delle cinghie dove elasticizzate dal diametro, ve lo dico subito, o meglio dalla larghezza di 4 e 6, quindi ci inserite, scusate ero fuori campo, inserite le creme o quello che volete. Questo è 4 e 6, mentre questo è un po' di più, arriviamo a 5 e 4. Quindi qua potete inserire creme, garze, flaconcini. Qua c'è un'altra tasca molto capiente, guardate, ci entra la mia mano, potete inserirci altre cose, garze, anche qui bende, quello che vi pare. E poi infine c'è un'altra parte che vi consente di inserire sicuramente anche qui altre creme, anche altri flaconcini, come anche, andiamo a vedere proprio prima la misura per essere completi con questa recensione, mi piace essere preciso, scusatemi se magari mi dilungo, ma è giusto che uno si faccia anche convinto di quello che acquista. Abbiamo 4 cm, qua quasi 5 e qua 3 e mezzo, quindi diverse anche dimensioni. E qua sempre lo stesso discorso, potete inserirci un po' quello che vi pare. Qua c'è un'altra taschina piccolina per inserire altre oggettistiche del pronto soccorso, che ne so, la mascherina per la rianimazione, che tra l'altro ho ordinato e vi consiglio di tenerla sempre con voi. E qua c'è poi infine un'altra tasca più profonda, come vedete. Qua c'è anche il l'accetto col velcro, perché potete eventualmente andare a legare oggettistica varia che andate a inserire, che crea spessore, lo legate qua e sta fermo. Quindi mi piace anche il fatto che con tutte queste taschine, con tutti questi scompartimenti, avete le cose ferme lì, quindi non è che cade tutto. Per dire, io ho preferito prendere una borsa così rispetto a quelle fini, per il fatto che il kit antimorso, che ho fatto anche una recensione, vi lascio magari il link in descrizione della recensione, il kit antimorso per il veleno, antimorso che serve per estrarre, scusate, il veleno di punture di insetti o anche di vipera, lo metto qui semplicemente quando ho finito di inserire tutto, posso adagiarlo per esempio qua dentro e sono sicuro che è tutto contenuto. Ci metto dentro, come dicevo prima, anche lo spazzolino, un flaconcino di shampoo per dire, e sono tranquillo che c'ho tutto. Secondo me è un prodotto veramente conveniente per il prezzo e per la qualità e per gli scompartimenti. Lo inserite sia fuori dallo zaino sia dentro, se ci avete spazio, non pesa tanto, quindi quello che potete fare è sicuramente orientarvi, personalmente ve lo dico come ho fatto io, a questo acquisto. E vi lascio il link in descrizione di Amazon, se avete domande non esitate a pormele, e iscrivetevi mi raccomando al canale, perché escono tante recensioni di prodotti differenti, ma anche sul campeggio, il trekking, se siete interessati. Magari poi farò anche un video su quello che metterò all'interno di questa borsetta del pronto soccorso, tutte il kit che andrò a mettere per fare trekking, per andare in montagna. Alla prossima review.